può essere complessa la risposta immunitaria nel Covid-19, questo virus che tutti noi ormai ben conosciamo scatena una varietà di risposte immunitarie nei pazienti con notevoli differenze nella produzione di citochine, che sono proteine che regolano la risposta immunitaria del nostro corpo. Nei casi di sintomi lievi, la produzione di citochine rimane moderata, svolgendo un ruolo utile nella lotta contro la malattia. Mentre nei pazienti più gravi, che richiedono la ventilazione meccanica, si ha una risposta immunitaria eccessiva, nota come tempesta di citochine, che danneggia i polmoni causando accumulo di liquidi negli alveoli polmonari. Questo porta a sintomi gravi come la sensazione di affogare e può ostacolare lo scambio di gas nei polmoni, portando ad una grave complicanza chiamata sindrome da stress respiratorio acuto. Una delle principali citochine coinvolte in questa tempesta è l'interleuchina 6, che è presente a livelli elevati in sangue e polmoni di pazienti con sintomi gravi. È stato condotto uno studio sul tocilizumab, un farmaco che inibisce i recettori dell'interleuchina 6, e i risultati sono stati promettenti. Infatti ci sono stati miglioramenti significativi nei pazienti gravi, come il ritorno alla temperatura corporea normale in sole 24 ore e l'aumento della saturazione dell'ossigeno. Ovviamente il tocilizumab non è un farmaco antivirale diretto contro il virus stesso, ma aiuta a gestire le complicazioni e a ridurre il tasso di mortalità. In sostanza, in pazienti con sintomi moderati, l'interleuchina 6 svolge un ruolo protettivo, quindi sopprimerla potrebbe rimuovere uno strumento importante nella lotta contro il virus.